comuniste dei 10 anni che ho fatto sino anzi dei 15, compreso Lucia, con i titoli sul giornale Lucia devastata dai vandali, infestata dai ladri, sapete? È vent'anni che ho un giornale che mi fa la guerra, è vent'anni che vinco, forse dovrebbero rendersi conto che probabilmente dovrebbero fare una riflessione, come diceva la consigliera Green prima, abbiamo fatto tante cose belle, tante cose ne faremo bene, tante cose le abbiamo sbagliate, però in ultima analisi, se siamo ancora qui vuol dire che tante cose belle abbiamo fatto. Perché vi dico queste cose? Perché il mio interesse, alzandomi alla mattina, è quello di fare qualcosa per questa città che non è soltanto, c'è una crisi galoppante, anche dal 2008 in poi, che sapete cosa è successo poi con l'economia, le centinaia di persone che mi chiamano, che mi chiedono lavoro, che ci chiedono intervento attraverso l'assessore Crei. Voi veramente immaginate che sociale in questo momento stiamo affrontando, perché questi sono i veri problemi della città. Allora ci sono, e quello che a me interessa, i miei valori, che sono la patria, la famiglia, il senso civico, il lavoro, l'educazione, questi sono i miei problemi. Dopo naturalmente ti leggi una mattina un fondo da una persona che è arrivata da un'altra parte del paese, dal sud del paese, che conosce poco anche probabilmente quello che ho realizzato in questi anni, perché oltre che le grandi opere abbiamo creato anche, come diceva prima la consigliera Green, dei momenti di aggregazione, abbiamo portato il presidente, abbiamo superato delle cose che sembravano insuperabili in questa città. Ebbene, se questo signore si permette di darmi del barbaro, che esce con un'edizione straordinaria, con una strumentalizzazione politica mai vista, e togliamo, come ho detto, e qualcuno mi ha criticato, il dente tagliato, perché quello era un problema. Allora, caro Marini, l'ho tolto, hai ragione tu, l'imperio, perché sono fatto così e probabilmente se non fossi fatto così non sarei seduto qua. Però la strumentalizzazione politica mi ha stancato, perché io amo questa città, voglio continuare a governare questa città, voglio condividere con l'ex sindaco i grandi progetti, come ho detto, del voto vecchio e delle problematiche di questa città, ma sono stanco di vedere che perché abbiamo sbagliato una determina un giorno che era domenica per un evento in piazza, abbiamo visto sollevarsi il popolo perché hanno strumentalizzato, la prossima settimana farò un'unione civile proprio perché voglio sdrammatizzare anche queste cose qua che sono state cavalcate in maniera incredibile, perché mi interessa solo lo sviluppo di questa città. All'interno di questo è successo anche quello che è successo con una mozione, ma siete voi che siete, siete voi il Consiglio Comunale, è la cosa più importante, perché siete voi che decidete. Allora è successo questo, ripeto, questi striscioni contro questi striscioni, tutte queste cose che abbiamo visto, basta, non lo rimetterò sicuramente sul sindaco perché credo che sia finita, e proprio per mettere uno stop a questo saccheraggio che è stata trasformata nella bandiera politica, offendendo la memoria di questo ragazzo e la sua famiglia, perché questo abbiamo fatto in questi giorni. Ho deciso di porre fine a tutto ciò disponendo la rimozione dello striscione. Purtroppo vedo che la strumentalizzazione politica è continuata da parte di una certa stampa. A questa stampa un invito: non fate il bene dei cittadini quando scrivete tutte queste cose. Scrivete una cosa e l'altra. Una cosa dirà l'altra parte politica, una parte dirà così, dopo saranno i cittadini. Ma continuare così vuol dire danneggiare solo l'immagine di una città in un momento così fantastico come in questi giorni, che ci siamo divertiti, che ieri abbiamo fatto una giornata straordinaria, che sono arrivato anche quarto, sindaco con una barca straordinaria, insomma forse su 14 barcolane che ho fatto. Questa era la più bella, ho visto centinaia di persone entusiaste di queste città, di questo vogliamo parlare. Hai ragione Bruno, in effetti probabilmente sul canale 5 avremo dato chissà che immagini, per lo striscione di un ragazzo disgraziato che è stato torturato e che è morto e che tutti siamo con la sua famiglia, che tutti vogliamo la verità, ma però nessuno si ricorda però magari di chiedere in Parlamento che da 35 anni che abbiamo la verità su Ustica, però che è segretata e che nessuno chiede e che pochi la sapete.
sappiamo, ho parlato l'altro giorno con Carlo Giovanardi, e di queste cose mi farebbe piacere parlare. Invece continuiamo a trascinarci, mi sembra di essere ritornato, solo per un attimo, a quell'inizio del 2001, quando sembrava che la destra e la sinistra dovessero sempre scannarci sul 900. Credo che abbiamo messo finalmente una pietra tombale su quel 900 tragico che è stato quella della mia città, con quel concerto famoso. Mi ricordo che Alessandro, ambasciatore a Zagabria, mi disse: da quel momento i rapporti bilaterali tra la Croazia e l'Italia sono cambiati, ed è su queste cose che mi piace confrontarmi e su queste cose che mi confronto in parola nei prossimi anni. Se c'è stato un errore, mi dispiace, naturalmente la famiglia di Regeni, tutta la mia solidarietà, eccetera, però non è su questo che voglio lasciare il mio mandato nei prossimi 5 anni, ma voglio confrontarmi sulle cose, aiutare le famiglie, aiutare i giovani a trovare un lavoro. Ogni giorno sentiamo ragazzi che vanno all'estero a cercare lavoro.